Sono nella bassa Vercellese, in una zona di sterminati campi coltivati con un prodotto che già di per sé è molto importante, il riso. Ma oggi parleremo di un riso particolare, il riso in fiore. Esattamente. Il riso a residuo zero. Adesso vi spiego che cos'è. Sono con la titolare di questa azienda, Paola Fiore, che è ovviamente titolare dell'omonima azienda, esatto, Fiore Paola, e ha brevettato e ha registrato questo marchio, un marchio davvero unico, direi, al mondo. Al mondo siamo, perché al momento è un unico riso, un riso Gloria, poi scopriremo che cosa significa, a residuo zero. Paola, che significa questo residuo zero? Allora, riso residuo zero significa, è molto semplice da spiegare, molto più complicato da ottenere. Sì. È un riso che, fatto analizzare il risone, cioè quindi la materia prima, fatto analizzare con una multiresiduale full, naturalmente da un laboratorio accreditato a livello europeo, che cerca in parti per milione allo 0,05% residui di fitosanitari o pesticidi che possono essere sul riso, e non ne vengono rilevati, cioè siamo allo 0,005 parte per milione, perché è vero che lo zero assoluto non esiste, però certo, di per forza di cose le macchine al di sotto... Anche di, perché di una... può esserci, quello che mi chiedo è, può esserci anche magari una contaminazione aerea? Certo, sì, le contaminazioni possono essere tante, tanto è vero che noi abbiamo iniziato questo progetto 7 anni fa, non è così semplice ottenerlo, certo, perché la contaminazione può essere da altri campi, può essere nella fase di stoccaggio, può essere nella fase di essiccazione, di trasporto. Paola, io a questo punto direi che il campo lo abbiamo visto, come vedete siamo anche fortunati perché siamo proprio quasi in fase di raccoglitura. E andiamo a vedere i tuoi prodotti, perché certo, poi in azienda hai anche uno spaccio. Esatto, quindi parleremo, sì, di questo riso Gloria. Lo vedremo effettivamente a residuo zero con questo marchio registrato sia in Italia che in Europa. Andiamo. Ed eccoci allora nel punto vendita, nello spaccio dell'azienda agricola Fiore Paola. Siamo qui con lei, con Paola, esatto, che ci ha appena spiegato come nasce, come è nata l'azienda, come nasce questo riso magico. E ora possiamo vedere il prodotto. Direttamente il prodotto. Allora, certo, Paola, intanto hai varie pezzature di prodotto, esatto, e ovviamente vari gradi di raffinazione. Perfetto. Come abbiamo già detto prima, noi a residuo zero facciamo una sola varietà, che è il riso Gloria. Il Gloria. Di conseguenza riusciamo ad avere dei prodotti, ecco, effettivamente allora, eccellenti. Vediamo. Poi li abbiamo anche poi esclusi, abbiamo, è importante, esatto, così. Allora, questo è il riso... L'integrale. Questo è quello integrale e si vede dal colore, ovviamente. Esatto. Però il bello anche dei lavorati è che sono molto simili, cioè ricordano un po' l'integrale, perché appunto non sono sbiancati completamente. Assolutamente. Ma lo vediamo, magari fammi vedere le differenze tra, allora, il riso tradizionale, sapete che va sempre visto su un piattino nero il riso. Esatto, anche per vedere il grado di rottura. Partiamo dall'integrale o preferisci partire dal tradizionale? Così facciamo vedere. Purtroppo non si può sentire il profumo, ma già profuma così. Ecco, vedete, questo è il tradizionale con tutti i chicchi perfetti, uno uguale all'altro. Ovviamente, essendo un riso, diciamo, con questo tipo di coltivazione, rimarrà in cottura anche abbastanza croccante. Esatto, perché ha la perla all'interno, di conseguenza rimarrà sempre croccante. Allora, questo, come vedete, è un riso bianco, sì, ma non bianco come quei risi che sembrano quasi colorati. Effettivamente c'è una parte di pellicola, di cuticola esterna che rimane. Esatto. E poi andiamo ovviamente sul digrado. Esatto, che è quello che... Come parte amidacea è consistente. Sì, cioè siamo sul 18-19% di amilosio, di contenuto di amilosio, sì, di conseguenza siamo una buona tenuta cottura. Esatto. Bella, consistente, perché è importantissimo l'amido poi quando andiamo per a mantecare i risotti, perché si lega poi a tutti gli altri ingredienti. Questo invece è semi-integrale. Sì, è semi-integrale. Questo è bellissimo da vedere. Fondamentale. E tra l'altro si sente già un profumo ancora più intenso. E mantenendo buona parte delle proprietà nutritive di un integrale, perché lavorato in questo modo le mantiene, la fibra naturalmente ne perde un po', perché comunque anche se il passaggio è lento, un po' di fibra viene via rispetto, certo, a un integrale. Per quanto riguarda gli altri invece, valori nutrizionali, è pressoché identico all'integrale, per mantenere il sapore, il profumo, una volta aperto in frigorifero.
Il riso va tenuto in frigo. Paola, io ti faccio tanti complimenti perché io amo vedere questa intraprendenza nelle persone e anche l'impegno che ci metti. Davvero ti ringrazio. Grazie a te, in bocca al lupo. Sono felice, grazie.